Generali, partner di vita. In Eni oggi coltiviamo delle microalghe che catturano anidride carbonica, ma non basta, abbiamo bisogno di Lorenzo che riutilizza gli oggetti per creare qualcosa di nuovo. Eni più Lorenzo è meglio di Eni. Insieme abbiamo un'altra energia. Generali, partner di vita. In Eni oggi coltiviamo delle microalghe che catturano anidride carbonica, ma non basta, abbiamo bisogno di Lorenzo che riutilizza gli oggetti per creare qualcosa di nuovo. Eni più Lorenzo è meglio di Eni. Insieme abbiamo un'altra energia. Buongiorno, buongiorno a tutti dal meeting di Rimini. Siamo oggi al penultimo giorno di questa special edition e sono Elisabetta Soglio, la responsabile del Corriere Buone Notizie, l'inserto del Corriere che cerca di raccontare buone pratiche e eh, di fare appunto di valorizzare le, le buone pratiche del paese che ci sono, fortunatamente ci sono e sono tante e in questa eh, serata ci siamo scelti per questo momento di dibattito un tema facilissimo. Come vedete, sostenibilità, sussidiarietà. E come rendere possibile un futuro diverso, una cosa proprio facile facile e però è molto bello che ne parliamo oggi, che tra l'altro è anche il giorno dell'Earth Overshoot Day, cioè oggi abbiamo esaurito eh, le, a livello internazionale le risorse del pianeta. La buona notizia è che l'anno scorso, rispetto all'anno scorso abbiamo guadagnato 5 giorni, la cattiva notizia è che li abbiamo guadagnati in realtà perché il Covid ha costretto eh, tutti i paesi, chi più, chi meno, a fermare. Però anche questo è uno spunto di riflessione e di questo argomento oggi possiamo parlare con gli ospiti che vi presento eh, prima di dar loro la parola. Giorgio Vittadini, il presidente della Fondazione per la sussidiarietà... E il professor Stefano Zamagni, presidente della eh, Pontificia Accademia delle Scienze Sociali. Il dottor Domenico Fanizza, che è direttore esecutivo, rappresenta l'Italia, il Fondo Monetario Europeo, l'Italia e altri paesi, e il professor Enrico Giovannini, che invece è il portavoce dell'ASBIS, l'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile. Allora io direi, Giorgio, darei la parola a Giorgio Vittadini per cominciare, appunto introduciamo questo tema che hai scelto, niente niente, abbiamo 15 ore no, per, per si, affrontarlo. No, brevissimo per dire, si potrebbe parlare in teoria, ma qui possiamo parlare su quello che oggi, primo sviluppo, perché la scommessa che abbiamo fatto in questo meeting, anche dialogando con il professor Giovannini e gli altri, è, ma è possibile non parlare di decrescita felice ma di uno sviluppo sostenibile, questa è la battaglia e quindi eh, prima di tutto è che sviluppo può avere l'Italia e il mondo dopo questo momento, c'è uno sviluppo possibile e secondo evidentemente al professor Giovannini che non solo è il grande eh, punto di riferimento della sostenibilità a livello non solo italiano e internazionale, ma fatto parte della Task Force Colau, per cui ha dato le linee guida di quello che sarà il prossimo futuro della sostenibilità e quindi può coniugare l'idea di sviluppo a dire ma dove dobbiamo andare per ricordare a crescere ma tenendo conto della pandemia, l'ha detto più volte, in un modo diverso. E poi il professor Zamagni perché lui ha questo termine sussidiarietà che ci è caro, eh, che eh, per dire affrontato da grandi economisti come lui, ma per esempio Jeremy Rifkin che dice che nessuna società è mai riuscita a creare prima un mercato, uno Stato e poi una comunità, una comunità forte e solidale che in cui possono sviluppare e funzionare il Stato-Mercato, è l'idea di sussidiarietà, ma come la intende lui? Lui non la intende solo come terzo settore, lo dice sempre, ma lo dice come un fattore fondamentale di questo sviluppo sostenibile. Quindi in questa attualità... Mi piacerebbe imparare oggi qualcosa di nuovo. E poi appunto abbiamo Domenico Fanizza che ci può aiutare no? quindi, eh, ad aprire uno sguardo anche internazionale. Eh, cominceremo quindi da lei, insomma, che cosa sta succedendo? Dal suo osservatorio, che cosa vede, e cosa sta succedendo e che prospettive secondo lei ci sono? La ringrazio molto, vorrei anche ringraziare. E il professor Vittadini e il dottor Luigi per avermi invitato a questo evento che mostra la vitalità della società civile in un certo senso, esatto, che è una cosa importantissima perché dovrà avere un ruolo nella, nella transizione di cui andiamo a parlare. Io credo, anche vorrei ringraziare per avermi permesso di uscire per la prima volta a fare un... A partecipare a un evento in persona. Siamo in sicurezza, siamo davvero, in presenza in sicurezza. Ero davvero stanco di passare le mie giornate, giornate in webinar di tutti i tipi <ride> possibili. Comunque, veniamo al nostro business. Il messaggio principale è che sì, possiamo farlo. E la cosa vera è che abbiamo una opportunità incredibile nel presente, la crisi va vista come un'opportunità per trasformare il modello di sviluppo. E non è soltanto perché pensiamo che sia buono il modello di sviluppo, è perché è una necessità, non è una cosa di eh, soltanto etica. È importantissimo, ma non abbiamo alternative. Questo è un momento importantissimo. Non dobbiamo sprecarlo e dobbiamo fare di tutto per usare le risorse ingenti che almeno nei sistemi, nei paesi avanzati sono disponibili grazie alla politica monetaria davvero espansiva, inimmaginabile fino a qualche mese fa, che abbiamo di fronte. Il vincolo di bilancio è saltato nel senso che si può spendere e dobbiamo spendere bene per cercare di accelerare la transizione e accelerare soprattutto l'adozione di nuove tecnologie che vuol dire tecnologia verde. Allora questo è un tema che è molto importante, tra l'altro è stato sottolineato in apertura del meeting anche dal, eh, dal Presidente Draghi, cioè spendere bene, come lei diceva, trasformare questa crisi in un'opportunità. Professor Zamagni, riprendendo anche quanto, diceva, eh, quando, quanto ci diceva Vittadini. Questa, questa crisi, eh, lei ci ripete sempre, non deve essere solo il terzo settore, non, non è solo terzo settore. Quale possibilità di sviluppo secondo lei apre? Grazie, grazie a tutti quelli che ci seguono, anche da lontano, e mi fa piacere che questo meeting abbia messo al centro dell'attenzione proprio questa triade sostenibilità, sviluppo e sussidiarietà. Sono tre parole che sono come i tre vertici di un triangolo magico. Mi piace ricordare che la parola sostenibilità venne coniata per la prima volta nel 1793 dal studioso tedesco prussiano von Karlewitz, era allora il direttore dell'Agenzia delle Foreste, e lui allora per la prima volta... E di cui Elaborò un modello per decidere quanti alberi dovevano essere abbattuti ogni anno per consentire la eh, disponibilità di legname, eccetera, negli anni successivi e per l'occasione. Cognò la parola sostenibilità. Poi passano 150 anni e oltre, durante i quali questa parola viene totalmente abbandonata, addirittura viene dileggiata da parte, e sappiamo che in tutto questo la scienza economica, che è la scienza alla qu quale io appartengo, ha grossissime responsabilità, ma grossissime come alcuni recenti interventi in terra d'America in Inghilterra hanno dichiarato, perché? perché è una scienza economica che è stata basata sull'idea secondo cui lo sviluppo fosse la stessa cosa della crescita. Eh, ma questo è un errore gravissimo, non si può prendere in giro la gente così, perché la crescita è una cosa, lo sviluppo è un altro. Sviluppo vuol dire... Togliere i sviluppi, la s in latino, prima di una parola vuol dire negazione. Quindi sviluppare vuol dire togliere i sviluppi. Per cui ama lo sviluppo chi ama la libertà. Se uno non ama la libertà non si sviluppa, cresce però. Gli animali crescono ma non si sviluppano. Le piante crescono, ma non so, solo gli umani sono capaci di sviluppare. Ed è bene che ci ricordiamo che la nozione di sviluppo è riferita. Alla libertà. Ed è per questo che la sussidiarietà è il cardine. Ora, la sussidiarietà è tornata a essere un po' di moda, però anche qui bisogna. La verità storica va detta: la sussidiarietà viene formulata per la prima volta nel 1200 da parte della scuola francescana. E, pensate a Dun Scotto a Oxford, pensate ai francescani come Bonaventura da bagnoregio che insegnava alla Sorbona di Parigi Filosofia e se andiamo a prendere i loro scritti formulano il principio di sussidiarietà e dicono per far mandare avanti una società, per dirli in termini moderni, non basta lo Stato e non basta il mercato da solo bisogna introdurre la terza componente che oggi va sotto il nome di comunità o altri preferiscono dire società civile organizzata. Ed è interessante che uno scrittore come Rajan Lindiano, molto bravo, abbia ottenuto successo con il suo libro in cui si parla di Stato, mercato, comunità. Però ricordiamocelo, almeno noi italiani, che quel concetto era stato anticipato nel 1200, quindi non nasce con Rajan i meriti suoi sono in lui non aveva conoscenza, quindi sono pieni ed è interessante che ci sia questo punto recupero. Bisogna però, secondo me, e poi dopo mi taccio, essere chiari. Ci sono due approcci al tema della sostenibilità. C'è l'approccio dell'ottimizzazione e l'approccio dello sviluppo umano integrale. Bisogna decidere da che parte si sta. L'approccio dell'ottimizzazione si ragiona così. Finora siamo andati avanti secondo il modello della produzione lineare è intervenuto il vincolo ecologico ambientale, dobbiamo ottimizzare, cioè la sostenibilità è vista come argomento della funzione obiettivo, Ma, scusate, come elemento del sistema vincolare e non come argomento della funzione obiettivo. In altre parole si dice dobbiamo prendere atto che le risorse naturali e ambientali stanno venendo meno, dobbiamo farne l'uso migliore possibile. L'altro approccio invece dello sviluppo umano integrale dice "No, la sostenibilità è per l'uomo, per garantire la sua pienezza e soprattutto la sua fioritura umana". E mi piace ricordare che la Laudato si sì, al numero 10 queste cose le dice, però non vengono mai riprese. Tutti osano, non l'ha notato sì, però si fermano soltanto all'approccio che ho chiamato della ottimizzazione. Il Papa dice al numero 10, la sostenibilità è tale in senso pieno quando assicura anche la pace interiore delle persone usa queste parole, per dire che la sostenibilità deve mettere in causa anche la dimensione antropologica, non basta quella ecologica, quella economica e quella sociale, che sono essenziali, ma c'è anche la dimensione, la quarta, la dimensione antropologica. Ed è su questo che io mi auguro possa a breve anche nel nostro Paese aprirsi un dibattito di alto livello, perché il rischio altrimenti è, come diceva Giorgio, Pocanzi, che qualcuno riproponga, date il contesto, la decrescita infelice. No, dicono felice, per me sarebbe infelice, però il rischio c'è. Ecco perché riproporre. Questo modello dello sviluppo umano integrale, e integrale vuol dire che la quarta dimensione, quella se volete della gioia di vivere, della felicità, non può essere dissociata dalle altre tre dimensioni. Eh, grazie professore. Certo che, professor Giovannini, prima di, di, farle la, la, di riproporle la domanda... Eh, che poneva cittadini, però mi, mi stimolava l'intervento eh, del professor Zamagni, nel senso che se già nel 1200 si parlava eh, di sussidiarietà, nel 1700 si parlava di sostenibilità e siamo arrivati a questo punto e a questa crisi, qualcosa non ha funzionato? Ha funzionato il fatto che nel 1944 gli Stati Uniti, già sapendo che avrebbero vinto la guerra mondiale, chiamarono gli economisti e gli statistici che si occupavano di contabilità nazionale. Li chiusero in una stanza e li fecero uscire solo dopo che si erano messi d'accordo su come calcolare il benedetto PIL, il prodotto interno lordo. In molti libri di economia dicono che Kuznets è il padre del prodotto interno lordo. Bene, lui non fu neanche invitato alla seconda riunione perché lui perse quel confronto. Gli americani scelsero l'approccio inglese basato sulla massimizzazione della produzione, cioè un paese e uno sviluppo sono veri se fanno crescere la produzione e sa qual era il problema politico degli Stati Uniti in quegli anni mostrare al comunismo che il capitalismo era in grado di produrre più roba e quindi non c'erano le categorie della, della felicità, del benessere della pace che evocava eravamo giorni. in una situazione nella quale come avviene in molti paesi emergenti la crescita della produzione porta con sé anche molte cose buone, reddito naturalmente salute, educazione e così via ma L'errore di fondo è questo e quindi io vorrei iniziare proprio visto che ci sono i rappresentanti di due importanti in qualche modo eh, organizzazioni. Uno è il Fondo Monetario Internazionale, che è uno dei cinque eh, gestori del sistema dei conti nazionali, l'altro è l'Accademia Pontificia. Ma perché non rimettiamo indietro le lancette dell'orologio e prendiamo oggi l'impegno? Di riscrivere i conti nazionali su una idea di sviluppo diversa che conosciamo molto meglio per avere quella crescita continua, ma non della produzione materiale, nella logica dello sviluppo umano. È possibile perché, lo abbiamo già fatto nel passato quando ero all'Ox, queste regole si possono riscrivere, serve una rifondazione profonda del sistema. E questo è il momento giusto di farla. La terza organizzazione che manca qui è l'Unione Europea, che sta scegliendo lo sviluppo sostenibile come paradigma, e poiché Eurostat è un altro dei governanti, diciamo così, del sistema dei conti nazionali, l'Ufficio statistico europeo, la mia prima proposta è quella di uscire da qui proprio impegnandosi in questa direzione. Quindi riscrivere i conti nazionali, eh, lei ha formulato, adesso formula questa proposta, eh, Vittadini evocava il suo ruolo all'interno della Commissione Colao che il governo aveva chiamato a un certo punto a studiare eh, le modalità giuste diciamo, per la ripartenza del Paese. Eh, dove è rimasto diciamo, tutto quel, quel lavoro? A che punto è rimasto? Lì dentro c'erano tutte le parole chiave, quelle che stiamo enunciando e anche quelle che sono scritte su questo, su questo tabellone. A che punto siamo rimasti? Ma il documento è stato presentato, naturalmente identificava una serie di priorità, le ricordo brevemente perché le abbiamo sentite anche da Gentiloni in questi giorni, da Draghi. Tre fondamentalmente, la transizione ecologica. La digitalizzazione e l'innovazione, anche sociale, non solo tecnologica, la lotta alle disuguaglianze. Queste erano le tre parole chiave intorno alle quali poi le cento proposte in qualche modo eh, rendevano concrete quelle idee. Credo che siano ancora le idee che sono alla base del Next Generation EU. Che posso dire una cosa? Dottoressa, eh, visto che lei ha un ruolo importante nel mondo dell'informazione, ma è un caso che noi continuiamo a chiamare una cosa che si chiama nuova generazione U, Unione Europea, e ancora lo chiamiamo Recovery Fund. Il Recovery Fund non esiste, i paesi devono preparare un piano per la ripresa e la resilienza. Ma evidentemente noi, questa cosa delle nuove generazioni in Italia, proprio non riusciamo a metterci a Giovani, testa. giovani, giovani. Esatto, uh, parliamo, che ma poi anche nel linguaggio corrente. Quelle proposte sono state date al governo, naturalmente. Adesso il governo deve predisporre appunto questo piano per la ripresa e la resilienza, e vedremo che cosa proporrà. E io recentemente ho scritto che forse invece che assemblare solo dei progetti, da cui poi derivare un quadro, forse dovremmo decidere quale dovrebbe essere il Paese tra 5 e 10 anni e da quello far derivare i progetti. Per cui ho anche scritto che se il Governo si vuole prendere qualche altro mese, visto che metà ottobre è, la, è il primo giorno utile per presentare il piano, non l'ultimo: l'ultimo è aprile del 2021. Forse, sarebbe il caso di prenderselo questo tempo in modo anche da coinvolgere le altre componenti della società nel definire questo piano per il futuro. Grazie. E, dottor Fanizza, nel momento in cui bisogna ricostruire, ripartire, eh, riscrivere, ehm, ci sono, però delle criticità. A suo parere, quali sono le principali criticità, quindi non soltanto italiane, ma insomma, che lei vede a livello anche internazionale? Allora, io. Per dare un po' di respiro internazionale partirei da, da un elemento importante. Cioè, le cose che dicevo prima, che il vincolo di bilancio è saltato per i paesi avanzati, è verissima ed è importante, almeno per il momento è saltato, non per sempre, ma non è così dappertutto. Ci sono dei paesi, prevalentemente i paesi a basso livello di reddito e alcuni anche paesi emergenti importanti, che non hanno il lusso, come noi, gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, di stampare moneta per finanziare i deficit. Questi paesi che, ironi che negli ultimi 15 anni avevano visto una riduzione di povertà molto importante, è una cosa che non deve essere dimenticata, adesso con la crisi vedranno molto probabilmente questo trend invertirsi ed è una tragedia terribile. Certo. È una tragedia terribile senz'altro, ma non è un, solo un imperativo etico il uh, ricordarsi del, di questi paesi, è una cosa importantissima perché il Covid va battuto globalmente, il virus non ha confini, non conosce confini. E anche perché questi mercati rappresentano importanti mercati per la crescita del, dell'economia europea e in particolare per quella italiana. Per lo sviluppo, come diceva il professor Zamagni. Io usavo la parola crescita. Esatto, poi il professore che guardi porta, che la bacchetta, sia attento, per, per, è anche lì di fianco. Ecco. Allora, ec, questo è, è importante, ma anche lì non ci sono soluzioni semplici, no? Il Fondo Monetario ha fatto cose importanti per aumentare le, le risorse finanziarie a questi paesi, il G20 ha sospeso il pagamento del servizio del debito per questi paesi, ci sono state anche molte voci che chiamano al perdono del debito. Adesso il perdono del debito è una cosa che va benissimo, però è una cosa che non si può fare se non si coinvolge il settore privato perché altrimenti diviene un trasferimento di risorse nette dai donatori, dai paesi che perdonano il debito, gli ufficiali e, e, e ai creditori privati. E lì quella è un grosso, una grossa area di riflessione come coinvolgere il settore priva, privato nel risolvere la situazione del debito. E saranno una delle cose che per esempio il G20 discuterà sotto la presidenza italiana l'anno prossimo ed è importantissimo anche questa Vittadini posso... le... qualche idea le si è accesa qualche lampadina questa, questo del coinvolgimento dei privati mi sembra un altro punto eh, nodale ne parlavamo con eh, Stefania Brancaccio che è anche lei ospite a Rimini vicepresidente di UCID e professor Zamagni il tema è eh, va bene come dire la teoria poi però la teoria va inserita nella pratica e quindi gli imprenditori devono come dire, calarsi in questa dimensione che persegue sviluppo, sostenibilità e solidarietà. È vero. A proposito del coinvolgimento dei privati non si può non fare memoria del recente accordo in Argentina. Voi sapete, l'Argentina stava per rischiare il terzo default sull'arco di vent'anni. È stato scongiurato all'ultimo minuto proprio perché i privati, il fondo di Larry Fink in particolare e altri, hanno accettato di mettersi al tavolo e di negoziare col governo argentino una, eh, una ristrutturazione appunto del debito. Il punto è esattamente questo. Io ricordo sempre, c'è. Cioè, Nell'Antico Testamento voi ricorderete che per la cultura ebraica ogni 25 anni c'era la remissione del debito. Proviamo a chiederci perché. Perché avevano capito che quando alcune categorie di persone si indebitano è inutile pretendere chissà che cosa. Perché non si può certamente ottenere per altre via se non la remissione del debito. Ovviamente su questo c'è una letteratura fiorente, c'è chi dice che la cultura ebraica non avrebbe consentito lo sviluppo del capitalismo. Perché vuol dire. Che se tu ogni 25 anni, poi ogni 50 il giubileo rimetti e re redistribuisci le proprietà, il processo di accumulazione capitalistica non può funzionare. Ma questo è un altro discorso. Però da quell'esperienza un insegnamento va tratto. Cioè, ci sono situazioni nelle quali è inutile insistere, cioè, bisogna operare per evitare che i debiti di questa entità si creino, ma una volta che si sono create, l'alternativa non può essere quella di. Continuare a tirare la corda, tanto vale essere realisti e rimettere il debito. E I privati, ovviamente, hanno un spazio enorme. L'esperienza del mese scorso dell'Argentina sta lì: l'Argentina e anche il Cile che vuol dire che quando si vuole si può. A questo riguardo piace sempre ricordare questo accordo di pochi giorni fa dei 14 CEO, Chief Executive Officer, cioè amministratori delegati di altrettante corporations americane, che hanno firmato un patto fra di loro 14 che dice... Eh, Purpose first economy, cioè un'economia che metta al primo posto il purpose, che per gli americani vuol dire il fine ultimo. Il purpose non è lo scopo, lo scopo è il goal, come sappiamo. E cioè dire, bisogna smetterla che l'agire economico sia finalizzato a quella che è ormai nota come massimizzazione del profitto di breve termine, perché bisogna puntare al profitto di lungo termine. Ed è quindi i tempi sono maturi, io sono dell'idea, per avviare e raccogliere anche l'invito che il professor Giovannini ci ha rivolto poc'anzi, perché non è, è vero che ci saranno sempre gruppi che eh, saranno recalcitranti, però io vedo per la conoscenza che ho del mondo imprenditoriale che una nuova stagione da alcuni anni a questa parte è iniziata. Ovviamente le difficoltà ci sono, però viene a mancare, e questo ce lo dicono i grandi imprenditori, la capacità di fare cultura. Cioè, bisogna insegnarle queste cose, perché va detto una cosa, le business school sono un disastro, perché non insegnano queste cose. Ti insegnano ancora un paradigma che è obsoleto, come ormai Colin Clark di Oxford ha recentemente scritto, un bellissimo saggio, proprio su questo argomento. E cioè dire, le business school sono rimaste indietro, perseguono un paradigma teorico, che non funziona più. E allora è chiaro che le sollecitazioni maggiori ci vengono dagli stessi mondi imprenditoriali. L'anno scorso di questi tempi cosa hanno fatto i 181? Della La Business, business Roundtable. Table. E adesso questi 14 e così via. Ecco, professore... Prossimamente ci sarà un'altra presa di posizione, probabilmente a novembre, nella medesima direzione. Ritengo che i tempi siano maturi per tentare, come si sarebbe detto in altri tempi, l'assalto al cielo. Professor Giovannini, proprio sull'onda di, di, questo, eh, di questo, questo ragionamento che stava facendo il professor Zamagni, firmano, si impegnano, ma come dire, è, è vero che eh, gli imprenditori hanno intrapreso una strada eh, del, del business etico, del business sostenibile e attento allo sviluppo collettivo, secondo lei? In parte sì non possiamo dire che è una cosa generalizzata. Torno poi tra un secondo sui dati italiani eh, recenti che lì è stato elaborato proprio su richiesta dell'Asvis, ma un commento su quello che diceva il professor Zamagni, eh, noi come Asvis sono anni che eh, chiediamo alle forze politiche di introdurre in Costituzione il principio dello sviluppo sostenibile, che è il principio di giustizia tra le generazioni, che è assente. Alcuni paesi l'hanno fatto, in Italia, in Europa, la Norvegia, il Belgio, la Svizzera, la Francia. Non è un caso che dopo l'inserimento di quel principio, in Francia e in Belgio, sia cambiato l'articolo del codice civile, diciamo così, che regola proprio lo scopo dell'impresa. In Italia ce l'abbiamo questa logica, che è l'impresa cooperativa, in cui il principio del trasferimento di lungo termine del capitale accumulato è proprio una delle caratteristiche dell'impresa cooperativa. In questi due paesi è cambiata la normativa e quindi quel focus sul profitto di breve termine, che è figlio del capitalismo negli ultimi 40 anni, non del capitalismo precedente, è stato cambiato, ecco dove la legislazione può cambiare. Per ciò che riguarda l'Italia, i dati Istrat mostrano che tra il, le imprese che stanno pensando alla ripartenza, e questa è un'indagine che, che sta svolta a maggio, quindi, proprio ancora nel pieno della crisi, il 40% delle imprese che avevano scelto la sostenibilità prima della crisi, orientata alla ripartenza in questo modo, mentre solo il 20% delle imprese che non avevano scelto la sostenibilità è pronta a ripartire. In altri termini, la crisi ha colpito ugualmente sia quelli che avevano scelto e quelli che non avevano scelto la sostenibilità, ma quelli che avevano scelto la sostenibilità sono molto più orientati alla ripartenza. Questo è un segnale importante, un'indagine che purtroppo è stata fatta solo in Italia, dovrebbe essere rifatta dall'Istata a ottobre, quando quindi speriamo che la situazione sia più chiara. Ma mi sembra un elemento molto importante di come sviluppo, sostenibilità. Possano essere coniugati in una logica diversa. Resto ancora un attimo su di lei perché eh, l'Alleanza per lo sviluppo sostenibile eh, ha come faro diciamo, eh, l'agenda 2030 dell'ONU con eh, i 17 obiettivi appunto per lo sviluppo sostenibile. Il Covid ha peggiorato la situazione? Quali sono le maggiori criticità? Ha peggiorato drammaticamente la situazione. Il rapporto fatto dalle Nazioni Unite per l'High Level Political Forum di luglio lo indica chiaramente, ma noi avevamo stimato per l'Italia i danni peggiori diciamo così per il gol 1 che riguarda la povertà eh, il, la Banca Mondiale ha stimato re, in questi giorni un aumento fortissimo della povertà, la salute naturalmente che è peggiorata l'educazione. Il gol 4 che è peggiorato in tutto il mondo, perché i problemi che abbiamo in Italia mutatis mutandis si stanno. li hanno ovunque quindi la povertà educativa la non povertà è soltanto nostra. È molto grave, la disuguaglianza tra generi perché le donne stanno pagando un prezzo maggiore rispetto agli uomini, naturalmente il gol 8, l'occupazione, i redditi, il gol 9, l'innovazione, eh, le imprese. La buona notizia è che l'Europa, magari ci torniamo eh, più avanti, avendo proprio incorporato l'Agenda 2030 come quadro di riferimento per le sue politiche, stia decidendo di investire il 200 miliardi che arriveranno in Italia, ma non solo intorno a quelle tre parole chiave che abbiamo detto prima: transizione ecologica, transizione digitale, lotta alle disuguaglianze e resilienza, resilienza economica e sociale che ha molto a che fare con la libertà e il ruolo delle comunità, perché tutti gli studi lo dimostrano e basta pensare a come i nostri territori in Italia hanno reagito ai vari terremo terremoti che ci sono stati. La comunità fa la differenza proprio di fronte alle crisi per ripartire in modo diverso. Professor Zamagni, quella delle comunità a suo parere può essere una chiave per, per affrontare appunto adesso la, la ripartenza pensando alla nuova economia, insomma un, a un'economia più attenta che, di cui lei parlava all'inizio? Qualcosa che è realmente accaduto. All'inizio degli anni Sessanta, negli Stati Uniti, Luther Terry, che era il General Surgeon, cioè il responsabile della salute pubblica, fa, mh, fa partire due progetti di ricerca sulla relazione tra salute e fumo. Nel 1964 questi vengono pubblicati e, come era ovvio immaginarsi, l'evidenza empirica suggerisce che la lotta al fumo è importante, eccetera. Il governo americano dell'epoca lancia uno slogan, che è questo, smoking is stupid, fumare è stupido. Voi direte, e allora? E allora? Come l'Ufficio Statistico Centrale Americano dimostrò, la percentuale dei fumatori maschi dal 55% scesa al 17%. Provate a pensare al messaggio che viene. Cioè, noi dobbiamo pensare che non sempre, anzi. Per me quasi mai le imposizioni o di natura fiscale o di altra natura sortiscono l'effetto. È stato sufficiente agire sul livello propriamente culturale e quindi comunitario per far cambiare rotta ai comportamenti di questo tipo. Se oggi noi facessimo un'operazione analoga e cominciassimo a dire che inquinare è stupido, nel senso capite? Questo potrebbe determinare un mutamento endogeno dei comportamenti delle persone per andare nella direzione appunto desiderata. E in questo senso, l'esperienza italiana di questo Covid, e vedrete che fra un po' anche la letteratura internazionale lo metterà in evidenza, ha qualcosa da insegnarci: perché, come durante i mesi del lockdown hanno dimostrato, perché gli italiani si sono comportati meglio di altri popoli, non perché sono, avevano paura delle restrizioni o delle sanzioni eccetera, ma perché avevano interiorizzato la norma di comportamento e quando le persone interiorizzano le norme di comportamento si comportano in maniera adeguata. Ora questo ovviamente è il modo più concreto per far capire l'importanza della comunità e della cultura. Che solo le comunità che vivono su un territorio sono in grado di esprimere. Se invece noi continuiamo a pensare a misure di tipo neostatalistico, fai così perché altrimenti ti succede, riempiremo le, le prigioni, le carceri, che fra l'altro costano l'ira di Dio, come voi sapete, e non otterremo l'effetto desiderato. Guardate, che questo è un mutamento culturale fondamentale. Chi l'aveva anticipato era stato Giacinto Dragonetti. Giacinto Dragonetti era allievo di Antonio Genovesi, che nel 1766 pubblica quel libro che ovviamente noi italiani come leopardi ci ha insegnato siamo quello che siamo, abbiamo buttato alle ortiche. Il libro si chiama Delle virtù e dei premi. Quel libro venne tradotto in tre lingue, anche in inglese. E la dichiarazione di indipendenza di Filadelfia del 1776 cita Dragonetti. Cita Dragonetti, lo cita in inglese perché era stato tradotto. E cosa dice Dragonetti? Se voi volete che le cose marcino, è inutile insistere con le imposizioni, con le varie culture del sospetto. Provate a fare in modo. Che i premi vengano dati ai comportamenti virtuosi, perché la virtù è più contagiosa del vizio. Questo l'aveva detto Aristotele, eh? non Dragonetti. Ma Dragonetti si è ispirato proprio a lui. Ecco, noi oggi dovremmo fare un'operazione mutatis mutandis analoga. Ecco perché, per rispondere alla domanda della nostra moderatrice, è importante il, il, la comunità intesa in senso proprio, non come assembramenti vari, eccetera, perché è la comunità che è in grado di esprimere una cultura. Non ci sono altre vie. Interventi dirigistici possono ottenere risultati nel brevissimo termine, ma sicuramente rovinano quel capitale sociale di tipo relazionale, cioè bridging, che già molti altri, da tempo molti studiosi, hanno messo in evidenza. Noi italiani in questo abbiamo un vantaggio comparato. Perché, Perché la, cultura, la matrice culturale italiana privilegia il comune rispetto al pubblico. Voi sapete, c'è il privato, il pubblico e il comune. La nostra matrice culturale, legata alla cultura mediterranea, cattolica, eccetera, non calvinista, privilegia il comune. Allora, perché non sfruttiamo questa risorsa? Perché Quindi, dobbiamo è... sempre andare a rimorchio cercando di scoppiazzare quello che fanno altri? Altri hanno la loro storia e lasciamo che la portino avanti e dialogheremo. Quindi Anche lei dice che dobbiamo, dobbiamo... il pubblico debba assumersi come è accaduto in parte anche nei primi settimane di questa esperienza del Covid. Dobbiamo seguire diciamo, la nostra tradizione. E la nostra il, il, ce n'è tanto di buono. Noi però ce, ce la siamo svenduta. L'aveva detto Leopardi eh? già alla fine del Settecento, nel saggio di Pradici. Gli italiani sono fatti così. Sono bravissimi, però non sanno valorizzare le proprie radici. Anzi, a volte si vergognano della propria identità e delle proprie tradizioni. Eh, però Dragonetti diceva che bisogna valorizzare che il bene, diciamo, alla Io a fine. A Questo è più punto forte. però una domanda, perché è evidente da quello che hanno detto i nostri interlocutori, che il PIL non basta, bisogna inserire altre cose. Però parafrasando Draghi: debito buono, debito cattivo. Si può anche usare queste cose per pararsi, diciamo da, dal lavorare. Che cosa è? Cambiamento virtuoso e che cosa è invece eh, come dire parassitismo assistenziale nel cambiamento? Perché io dico sempre: ci riprendiamo con l'Europa, dopodiché le autostrade polacche sono state costruite con i fondi strutturali europei che non usiamo. In che cosa è il cambiamento nel PIL? In che cosa invece quello che già oggi è eh, assistenzialismo o non? O, o menefreghismo freghismo rispetto al, al, al cambiamento buono? Fanizza, tentiamo una risposta. Io ho molta simpatia con l'idea che il cambiamento viene fatto dai privati, dalla società civile. Per questo questo evento mi piace e questo, per questo sono qui. Però allo stesso tempo sono d'accordo che l'ambiente culturale è utile, ma non siamo ancora a quel punto. Ci sono politiche. Che vanno esattamente nella direzione opposta. L'altro giorno, per caso, guardavo uno studio recente del Ministero dell'Ambiente. Allora, e questa è governativa, eh? cioè non posso. Ci sono 44 miliardi annui di sussidi, di cui il Ministero dell'Ambiente dell ha calcolato che 20 miliardi di questi sussidi sono dannosi per l'ambiente. Allora, la cosa prima è assalire quello, no, ma non finisce qui, perché dall'altro lato ce, sono, ce ne sono altri 14 miliardi, molto meno dei 20 miliardi, che sono favorevoli. Allora, che cosa facciamo? Da una parte facciamo... Cioè, è uno spreco di risorse incredibile. Allora, qui io sono... Dobbiamo essere molto concreti, sarà perché faccio il mestiere concreto riparlare di, di politiche economiche, lì dobbiamo concentrarci, io credo che i governi e le politiche non possono cambiare il mondo, lo fanno i privati, il settore privato, la, la società civile, però possono fare danno e allora lì ci dobbiamo cioè arginare almeno il danno lei dice arginare qui è un esempio di bisogna tassare un esempio di politica di spreco di soldi dell'ambiente per esempio di quei soldi. diceva forse di politiche dannose no 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 un esempio per dire i sussidi a tutto il carburante gasolio i sussidi alle navi che le usano ce ne sono tantissimi per le avioline per, 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 per aviolinea e poi si potrebbe... dopo Kyoto si è fatto anche sussidi per, a favore delle, delle, delle risorse rinnovabili e questo non ha senso bisogna decidere che cosa si fa e cre, credo che sia arrivata l'ora di farlo e spero che ci sia la volontà politica di farlo. Ma io credo ci sarà necessariamente perché nel momento in cui eh, l'Europa ci dice la transizione ecologica, la digitalizzazione, eccetera, sono precondizioni, io fossi il primo ministro olandese, direi, scusate, intanto cancellate questi 20 miliardi e poi naturalmente noi vi diamo ulteriori fondi per... Pensate per un attimo di quei 20 miliardi, eh, noi appunto come ASVIS l'abbiamo proposto da tempo, abbattere il cuneo fiscale di 10 miliardi all'anno da qui in avanti. 5 miliardi metterli per un piano straordinario per l'occupazione giovanile e femminile e 5 miliardi all'anno per aiutare le imprese a fare la transizione. L'Italia ha già una legge che dice che entro il 2023 quei 20 miliardi vanno azzerati. Quale migliore occasione 2025, chiedo scusa, quale migliore occasione per accelerare quella transizione? Il secondo elemento molto concreto, come diceva Vittadini prima, la valutazione dei progetti, come ho detto, europei dovrà essere sottoposta a questo check sulla sostenibilità. Noi abbiamo un'alta velocità delle persone, al di là degli incidenti tecnici come è accaduto oggi, non abbiamo quasi un'alta velocità delle merci. E una delle ragioni è che le... Le gallerie che sono state costruite sono troppo piccole per far passare i container, soprattutto nella, in alcune aree del paese. Allora noi dobbiamo decidere nei, con i fondi se vogliamo farci ponti per far passare i tir, se vogliamo ristrutturare le nostre ferrovie sia per le persone che per le merci. E Io ho l'impressione che fossi l'Unione Europea, dopo le decisioni che sono state prese. Direi: scusate, ma il tunnel di Messina, il ponte di Messina, eh, che cosa esatto, ha a come... che fare? Ecco, eh, poiché la decisione è stata presa dai governi, cioè dal Consiglio Europeo, e quei criteri sono nero su bianco. Spero che l'Italia sia capace non solo di presentare i progetti, ma anche di rivedere per coerenza i propri fondi per orientarli nella stessa direzione. Grazie professore, intanto i grandi mezzi comunque anche di questa special edition eh, del meeting ci consentono eh, di raccogliere anche qualche domanda che sta arrivando via web, ne è arrivata una per il professor Zamagni, eh, chiede uno spettatore se è possibile approfondire le dimensioni della sostenibilità come indicato dalla laudato sì. Già lei ci ha detto che ci siamo dimenticati il punto 10 e qua vogliono studiare. No, dunque, come gli studiosi di economia sanno, ci sono tre categorie di beni, i beni privati, i beni pubblici e i beni comuni. Mentre sappiamo quasi tutto, a livello sia teorico sia pratico, dei beni privati dei beni pubblici e delle regole di Gavras, nulla sappiamo come governare, cioè... Realizzare una gestione efficiente dei beni comuni. Chi dice il contrario è un mentitore perché io sfido uno a tirar fuori un modello economico sui beni. L'unico modello è stato prodotto da Elinor Ostrom, che non era un economista, ebbe poi il premio Nobel nel 2009 di economia. Ma lei era una scienziata politica. Dico era perché l'anno successivo è eh, scomparsa per un improvviso malore, eccetera, eccetera. Questo è il punto. E cioè noi oggi sappiamo che la componente più importante nella produzione generale di beni, in termini non assoluti ma relativi, è quella dei beni comuni. Perché l'ambiente è un bene comune, non è né un bene privato né un bene pubblico. Quindi l'ha laudato sì? Quale? Esatto, l'ha laudato sì. Al primi paragrafi dice bisogna avere il coraggio di dichiarare in tutti i testi di legge. Che l'ambiente è un bene comune globale. E invece molti ci incischiano, dicono: Ma sì, è un bene privato, allora ci mettiamo le tasse. Tutte queste menate qui che non hanno nessun fondamento scientifico, nessuno. A meno che uno creda al modello di equilibrio economico generale di tipo varrasiano, ma allora bisogna dirlo. E, ma non è neanche un bene pubblico l'ambiente, è un bene comune, come la conoscenza è un bene comune e come tanti altri, eccetera. Allora il punto è. Che l'invito dalla Laudato, sì, e non può, poteva spingersi oltre, era quello di dire dobbiamo categorizzare e tradurre ovviamente in pratica i, trovare i modi di gestione di un bene comune che non sono né di tipo privatistico né di tipo pubblicistico. Fino a che non arriveremo a questo ed è possibile arrivarci perché abbiamo già. Il bello è che a livello pratico. Avvengono già, però non c'è il riconoscimento a livello o teorico o addirittura, chiamiamolo politico. Bisogna avere il coraggio di sfidare, perché il giorno in cui si affermassero queste cose, state pur certi che nel giro di pochi mesi, perché l'intelligenza le abbiamo e abbiamo persone che l'hanno sperimentato sulla propria pelle. Questa è la questione. Pensate all'altra questione, adesso ne ha parlato il Papa tre giorni fa, della brevettabilità dei, dei vaccini. Ma guardate che questa Covid ha generato nuovi dilemmi etici. E cioè il vaccino nei confronti di un virus come il coronavirus è brevettabile? Io dico no, perché quel vaccino è un bene comune e i beni comuni non sono soggetti a brevettabilità come lo stesso Schumpeter, grande economista all'inizio del Novecento, aveva scritto, però ce le dimentichiamo. E allora è ancora lì a discutere chi deve arrivare per primo per avere poi la quota di mercato superiore e la profittabilità superiore e così via. E così con tanti altri esempi. Ecco allora qual è l'invito del Papa nella Laudato Si. Sì. Queste cose sono questioni serie e sono risolvibili però. Però dobbiamo cambiare le categorie di pensiero, perché se noi pretendiamo ancora di affrontare affrontare questi temi. Secondo il paradigma dell'homo economicus ci illudiamo. Questa è la grande colpa del mainstream economico. L'homo economicus, a parte il fatto che l'homo economicus ormai è un disastro da tutti i punti di vista, ci al massimo aiuta a mettere delle pezze, ma non ci risolve il problema. Perché non lo sistuiamo con il paradigma dell'homo reciprocas? Perché la reciprocità, come voi sapete, è il principio fondativo della sussidiarietà. Provate a pensarci cos'è la sussidiarietà se non un modo molto pratico di applicare la reciprocità. Cioè io faccio qualcosa per te e sulla base dell'aspettativa che tu farai. Non nei miei confronti, ma nei confronti di altri, qualcosa o del genere o qualcosa di simile e così via. Grazie professore, la, la, la interrompo perché siamo proprio in, in chiusura. Eh, Giovannini, aveva una cosa brevissima da aggiungere a questo proposito? Sì. Sulla laudato sì. 30 secondi. Assolutamente. Nella riflessione con cui apriremo il Festival dello Sviluppo Sostenibile dal 22 settembre, Avremo un teologo che mostra come una volta che si introducono questi principi nel sistema giuridico anche il concetto di proprietà privata cambia radicalmente e l'articolo 42 della Costituzione italiana già consente allo Stato di espropriare nel momento in cui un bene nel momento in cui la persona non lo usa per il bene collettivo con il rispetto naturalmente delle finalità private. Lo dico perché introdurre questi principi cambia o potrebbe cambiare dei modi di pensare che sono ritenuti eh, ineliminabili o eh, non modificabili, mentre invece potrebbe... Grazie professore Giorgio fine, Vittadini, possiamo cercare eh, di tirare... Una fine un po', un po' polemica, cioè... Tra ieri e oggi ho capito una cosa, ieri ho partecipato a questo dibattito tra i vertici politici italiani, oggi ho sentito che c'è un'alleanza implicita tra la società civile e il pensiero della gente e le istituzioni internazionali. Le istituzioni internazionali hanno recepito lo sviluppo sostenibile, la gente ha sostenuto questo, ieri non avevo la stessa impressione. Allora dico che forse dobbiamo fare un sandwich, stringere la politica italiana tra i vincoli internazionali e la spinta dal basso, perché si costringa a questo. Perché certe volte noi critichiamo l'Europa e così via, ma il problema siamo noi. Perché mi sembra che tra i, nella polemica dei polli di Renzo, noi stiamo perdendo di vista questa spinta che dall'Europa e inter... addirittura dal Fondo Monetario Internazionale, che una volta era il Baobao bao cattivo, ci sta spingendo. Quindi mi sembra che la sintesi politica è costringiamo i nostri politici a capire che il problema non è piangere sull'Europa, ma scegliere un modello di sviluppo che la gente spinge. Forse se dalle due parti arriva ne uscirà un esito verso sostenibilità e, anche, e sussidiarietà, anche perché finisco, la sussidiarietà non è contro lo Stato, io l'ho detto più volte in questo meeting, in, in interviste, quando uno si muove dal basso e abbiamo delle tribù hanno bisogno di una guida, se non c'è una guida ci si perde, quindi sussidiarietà e come diceva Fanizza, il Stato vanno insieme. Quello che non va insieme è il populismo che pensa di giocarci dentro senza una prospettiva. Grazie a Giorgio Vittadini, eh, grazie a voi che ci avete ascoltato e grazie ai nostri ospiti che ci hanno regalato tanti spunti di riflessione, Enrico Giovannini, Domenico Fanizza e Stefano Zamagni. Eh, il meeting prosegue alle 19, un altro argomento molto d'attualità, si parlerà di scuole. Le scuole ripartono, grazie a tutti per essere stati con noi e buona serata. Generali, partner di vita. In Eni oggi coltiviamo delle microalghe che catturano anidride carbonica. Ma non basta, abbiamo bisogno di Lorenzo, che riutilizza gli oggetti per creare qualcosa di nuovo. Eni più Lorenzo è meglio di Eni. Insieme abbiamo un'altra energia. Generali, partner di vita. In Eni oggi coltiviamo delle microalghe che catturano anidride carbonica, ma non basta, abbiamo bisogno di Lorenzo che riutilizza gli oggetti per creare qualcosa di nuovo. Eni più Lorenzo è meglio di Eni. Insieme abbiamo un'altra energia.